all'Arsenale, all'attesa 105. Questo, come sapete, è un primo incontro propedeutico al futuro grande Urban Center che da settembre ci è stato promesso per la discussione del futuro dell'Arsenale. Ringraziamo l'assessore Mancioni, che in questo momento è in qualche modo il delegato del sindaco per noi. Noi qui facciamo, non è che siamo il forum con l'assessore, noi siamo uno strumento della città, vogliamo fare da pungolo, diciamo, per creare delle situazioni di dialogo con il comune. Abbiamo preparato 7 domandine, l'ultima sarà un po' più complessa perché si concentra sulla delibera di giunta all'ultima, così. Le altre ve le elenco velocemente, sono una su appunto sull'Urban Center per capire che ti avrà e come sarà realizzato, una sugli incontri con le istituzioni che ci sono stati promessi, dove il comune sarà da tramite. Noi abbiamo bisogno che ci aiuti il comune a definire le aree delle concessioni, perché finora con tutto il materiale che riusciamo a recuperare non siamo ancora riusciti ad avere un'idea chiara dei limiti delle concessioni in essere. Poi chiuderemo il piano, io questo ve l'elenco in modo tale che se avete delle brevissime e concise domande possiamo farle già al momento, però i tempi ovviamente sono stretti. Il piano sull'Arsenale, se esiste un piano industriale e quando sarà disponibile, se sarà possibile discuterlo. L'acqua, che per noi naviganti, qualcuno altro più di me, è molto importante, cioè questo regalo dell'Arsenale della città senza acqua mi sembra difficile. Abbiamo assolutamente bisogno di avere degli accessi dell'acqua e perciò quali sono i rapporti con la marina e se si sta cominciando a parlarne. Oltre a tutti gli altri accessi e soprattutto anche alle aree verdi che già sono in concessione alla Biennale e al Consorzio, ma volevamo capire al di là degli edifici dati in concessione se queste aree potrebbero essere fruite dai cittadini. E per ultimo appunto ci sarà la delibera di giunta. È importante dire, no? Sì? Che queste domande sono state filtrate con il contributo di tutti i partecipanti al forum, però finita l'elenco di queste domande, siccome il forum è aperto anche a altri cittadini, se qualcuno vuol fare una domanda specifica o su argomenti, benvenuta. Ma iniziamo con la prima. Io mi prenotavo un intervento dopo tutte le domande. Ok, io mi segno, quindi per le domande. Io invece ho chiesto una specifica sulla, sì, okay, sulla delibera. Okay. Scusate, il boato è sulla delibera. Il tema? Il tema, la questione dell'acqua, della disponibilità e delle necessità, delle aspirazioni delle associazioni marinaresche, ecco, all'Arsenale al di là delle anch'io, Italia Nostra. Allora, no, a questo punto facciamo dei commenti e li passiamo così possiamo andare avanti. O facciamo un cenno a lui. Allora, prima domandina, l'Urban Center che è previsto nella futura a settembre 2013, appunto noi ci immaginiamo questo luogo che potrebbe forse essere qui. Se mi permetti dico due parole di introduzione di Sabrina, così anche un po' per presentarci, perché sì, con molti chi ci conosce dal punto di vista personale, ma non in realtà nei ruoli che stasera ricopriamo, no? E innanzitutto grazie del lavoro che avete fatto finora e credo anche sovero, insomma, auspico di quello che faremo insieme. Voi sapete che io ho avuto dal sindaco la delega al patrimonio un mese e mezzo fa, insomma, adesso non ricordo esattamente quanto tempo fa, no? Dopodiché, dopo la lettera vostra indirizzata al sindaco e a me, io ho parlato con il sindaco per capire come muovermi nei vostri confronti, ma soprattutto nella partita dell'Arsenale, essendo la partita dell'Arsenale una partita che di fatto, nella sostanza delle cose,
vede la mia figura come la figura principale, non per particolare bravura o per capacità, ma perché le deleghe di patrimonio e lavori pubblici messi insieme sono di fatto le deleghe che servono per andare avanti sul recupero e sul rilancio dell'arsenale. Dopo certo ci potranno essere anche altri miei colleghi interessati nello sviluppo di alcune parti di tutto il processo partecipato, di tutto il percorso, di tutti gli interventi che faremo, ma di fatto la figura di riferimento appartiene alle mie deleghe. In questo senso, quando io ho chiesto al sindaco chi doveva essere il delegato che lui mi aveva promesso con l'incontro che avevate fatto, lui ha detto: ma Alessandro, è evidente che il delegato naturale sei tu, insomma, da qui deriva anche, lo dico per completezza di informazione, il fatto che non ci sia una delega formale scritta rispetto all'arsenale, perché il sindaco giustamente ha detto: beh, ma insomma Alessandro, dovrei darla su ogni cosa che do ad un singolo assessore, dovrei fare una delega scritta, tu sei assessore del patrimonio dei pubblici, è evidente, è conseguente che l'arsenale e perciò tutti i rapporti che ci sono li segua tu, dopo ovviamente sei un impiegato, perciò comunque risponde il sindaco sempre rispetto a tutto il percorso. Io stamattina ho parlato con Leonora, voleva andare a buttare il gruppo. Siccome ci eravamo detto una cosa diversa, preferisco anche chiarire le cose in modo che non creiamo fraintendimenti dall'inizio, no? Allora, questo perciò è lo stato dell'arte. Io da 2 settimane ho preso in mano la partita dell'arsenale anche come delega assessorile e non solo come membro della giunta, e perciò dal punto di vista collegiale. In questo senso io ho già avviato alcuni aspetti della gestione di questa partita, chiaramente non tutti. Io auspico che questa sera non vi aspettiate troppo da me, nel senso che vorrei oggi cominciare a costruire questo rapporto, darvi le risposte rispetto alle domande dove posso darvele e dirvi serenamente che non sono ancora pronto, dove invece non potrò farlo, ma semplicemente per motivi di tempo e di collaborazione costruttiva tra di noi, altrimenti sì, ecco, una cosa che non sono abituato a fare è farmi conti e promettere, insomma, serve poco, se dopo riusciamo a mantenere, allora in questo senso credo sia fondamentale che improntiamo subito il rapporto in questo modo. Che cosa ho fatto in queste 2 settimane? Allora, oltre ad aver incontrato il commissario liquidatore per capire la situazione, ho subito dato il via ad un gruppo di lavoro tecnico. Il gruppo di lavoro tecnico, composto da tecnici di lavori pubblici e da tecnici del patrimonio, ha il compito di gestire il presente dell'arsenale. Lo traduco così, insomma, un po' con questo piccolo slogan, no? Di gestire il presente, perché? Perché ci sono tutta una serie di partite che derivano dal fatto che noi abbiamo acquisito nuovi spazi, che sono partite che vanno gestite immediatamente. Come avrei chiamato il termine invece di partite? Una serie di opportunità sulle quali noi crediamo fondamentale essere operativi da subito. E semplifico, mi spiego meglio, così capiamo anche che non parlavo di partite particolari ma di cose concrete, no? Cioè, le volture del calcio, di tutto quello che vogliamo, anche di stare quello che vogliamo. Ora chiamo il sindaco, cerchiamo di essere seri. Ci sono delle questioni che sono molto elementari, ma che potrebbero diventare un problema vero nella gestione di tutto il complesso dell'arsenale. Le volture o le trasferiamo al comune, al patrimonio, oppure il commissario liquidatore, per liquidare la società, chiude le utenze e restiamo senza le utenze. Altra cosa, ci sono delle aree che abbiamo avuto che sono state trasferite, delle zone che vanno assolutamente o messe in sicurezza o recintate, perché se ti passa qualcuno magari cade qualcosa in testa e i problemi sono di altro tipo. Le chiavi degli spazi già disponibili. Le chiavi degli spazi già disponibili, fino a qualche giorno fa c'era Arsenale SPA che gestiva l'apertura e chiusura degli spazi, da quando la società è andata in liquidazione, è stata messa in liquidazione, è un problema, se volete, banale, ma sono tutti problemi che vanno risolti e risolti subito. Io ho messo a bilancio una voce che sono 600.000 euro, mi pare che metteremo con emendamento, per fare subito degli interventi di manutenzione straordinaria nelle parti più emergenziali.
soldi veri che sono c'è anche una volontà politica mia, lo stesso che inserirò all'interno dell'emendamento di bilancio, di mettere altri 2 milioni di euro, anche se finanziati per ora soltanto con le nazioni e perciò non ancora con fondi davvero certi, ma la volontà è quella di renderli certi, per far capire che la partita dell'Arsenale noi non ce la siamo fatta trasferire, perché avevamo voglia di dire i proprietari siamo noi e dopo lasciamo che l'Arsenale continui la gestione della storia che è stata fino ad ora da parte degli altri proprietari, ma ce lo siamo fatti trasferire perché vogliamo davvero cambiarlo e rilanciarlo, e sappiamo bene che per cambiarlo e per rilanciarlo l'Arsenale ha bisogno anche di molte finanze per poter intervenire davvero nella riqualificazione di tutto lo spazio. Questo gruppo è già stato costituito, vede dei tecnici, ripeto, dei lavori pubblici e del patrimonio, è coordinato dall'architetto Benvenuti, che stasera si scusa non poteva essere presente per precedenti impegni, ma ha questa funzione di gestire tutto il presente di queste cose per metterle a sistema, per farle funzionare meglio e per essere anche solo dal punto di vista tecnico interlocutore anche vostro o di chi abbia bisogno per risolvere proprio le cose quotidiane, le cose ordinarie che però sono molto molto importanti. Parallelamente a questo io ho costruito così nei miei obiettivi alcune azioni da costruire e da fare subito. Una di queste è sicuramente capire insieme a voi quale funzione, quale spazio, quale modalità possa avere un human center qui dentro, sapendo, lo dico subito, che da parte mia non c'è alcuna contrarietà a questa cosa, tutt'altro, sapendo anche che io oggi, alla domanda tua Michela, se siamo pronti, se abbiamo lavorato, ti dico no, non siamo pronti, lo dico con molta libertà, ma non per cattiva volontà, anzi, no, ma ti dico non siamo pronti oggi, magari per settembre riusciamo ad essere pronti, no? Perché credo sia una di quelle cose che io devo prendere in mano e che insieme dobbiamo riuscire a costruire. Perciò piena disponibilità in questo senso, anche in questo senso con il gruppo tecnico proveremo a lavorarci proprio per ottenere questo risultato. L'altra cosa che io ho già anticipato anche nell'incontro che abbiamo avuto è quella di dire che qui ci sono, che insistono sullo spazio dell'Arsenale, molti soggetti, li conosciamo tutti sappiamo chi sono, sappiamo cosa c'è, sappiamo le tensioni che si sono create nel tempo, le tensioni che ci sono adesso. Allora, nell'ottica, secondo me vincente, di non cominciare a metterci uno contro l'altro, o in alcuni casi di non continuare a metterci uno contro l'altro, ma di provare a costruire una sinergia, sebbene difficile, non vivo sulla Luna, ma provare a costruire una sinergia fra le parti, io credo sia fondamentale che io inizi da subito, e su questo mi ero ripromesso di farlo, di iniziarlo dopo l'incontro di oggi, come avevo detto alla riunione che abbiamo fatto presso il mio ufficio, di cominciare ad incontrare i vari soggetti che insistono qui. Io li incontrerò uno ad uno, singolarmente ovviamente, e dirò loro che avrei anche piacere che fossero disponibili ad incontrare il forum. Ritengo non sia oggi opportuno che li incontriamo insieme, assessore e forum, ognuno di loro, perché ritengo sia fondamentale che giochiamo la partita in campo aperto, ognuno con i propri ruoli, forum e assessorato e il sottoscritto. Io spero e auspico che lavoriamo sempre insieme, ma è chiaro, nell'interesse del reciproco, che abbiamo due ruoli diversi, non abbiamo lo stesso ruolo, ma lo dico come valore aggiunto, non come criticità. Allora, in questo senso, la mia disponibilità a fare da intermediario, da interlocutore, perché voi potete sicuramente, no? Ma lo possiate fare anche in modo coinvolgente da parte dell'amministrazione, c'è tutta. Io li incontrerò uno a uno, comincerò credo dalla Marina, come ci eravamo detti, anche perché c'era già sì, questa prima disponibilità. La Marina ha dato la piena disponibilità, ha detto però a noi ci farebbe piacere che questa cosa venisse organizzata al comune di cui la sua richiesta, però loro sono pronti a incontrarci. Assolutamente. Nel rispetto dei ruoli. Assolutamente. Ecco, l'ultima cosa, e poi veniamo anche alle domande, io credo ci siano anche dei segnali chiari che noi dobbiamo dare. Uno dei segnali chiari è che noi abbiamo fatto oggi un'operazione di farci trasferire
gli spazi che siamo ad oggi riusciti a farci trasferire e quelli che ancora mancano e sappiamo essere in itinere anche in alcune parti, in alcuni aspetti. Poi qui Alessandra, che è il direttore del patrimonio, per chi non la conoscesse, magari ci può anche dire a che punto siamo con alcune trattative, con alcune cose, no? Non basta solo in termini di quantità degli spazi trasferiti, ma questa è una partita che giocheremo nel tempo, ma non basta nemmeno come percezione, come segnale che io, ma auspico tutti insieme, vogliamo dare alla città. A me piacerebbe che nei mesi tra settembre e dicembre, valuteremo in che modo, valuteremo come, in quali giorni, in quali tempi, ci fosse la possibilità di dare un messaggio chiaro e inequivocabile a tutta la città, alle associazioni, al forum, agli altri soggetti che insistono qui, ma alle scuole, alle società sportive, alle associazioni di volontariato, ai singoli cittadini, a tutti, che è la città che si è ripresa l'arsenale. E perché la città si è ripresa l'arsenale è fondamentale che noi cominciamo a mettere giù dei simboli. Sappiamo tutti che non possiamo dire che dal 1° di settembre l'arsenale è aperto 365 giorni all'anno alla cittadinanza, no? Sarebbe questo l'obiettivo, gli obiettivi immagino di ognuno di noi sono molto più alti nella gestione dell'arsenale, ma credo che questi elementi siano però elementi davvero fondamentali, perché riusciamo a far permeare a tutti i nostri cittadini e a tutti i nostri residenti che questa è davvero una partita storica per la città. Non è una partita storica solo per l'arsenale, è una partita storica per qualsiasi angolo del nostro territorio. E in questo senso perciò credo che anche il percorso che mettiamo in piedi possa essere utile anche dal punto di vista proprio collaborativo e organizzativo per pensare insieme a queste cose, che ovviamente proporrò poi anche agli altri soggetti, di cui abbiamo lavorato, proprio perché ci sia la più ampia possibilità possibile. Mi sembra che potremmo già cominciare ad appoggiarlo a settembre, potrebbe essere anche l'occasione di inaugurazione dell'Urban Center, potrebbe essere questa invasione dell'arsenale, però ne parleremo anche tra di noi. E per gli incontri con le istituzioni ci sta lavorando, magari se i tempi, ovviamente noi siamo un po' ansiosi, gli staremo sotto, noi facciamo l'operazione fiato sul collo, ecco. Allora vuol dire questo, ma perché a noi interessa incontrare gli enti che sono interessati all'arsenale? Perché noi riteniamo che per poter fare un lavoro serio abbiamo bisogno di conoscere e di avere tutte le informazioni certe. E quindi le andiamo a prendere la fonte. Una volta che tutte queste informazioni sono raccolte, vorremmo metterle a disposizione di tutti, e di qui la necessità di avere un Urban Center, e su questo punto cominciare a lavorare per vedere quali possono essere le alternative che poi devono essere vagliate da tutti e decise insieme. Questo per evitare che cosa? Che non ci si trovi di fronte a delle soluzioni, decisioni che la gente non capisce, e noi riteniamo che questo percorso invece consenta di risolvere i problemi che invece nel passato ci sono stati. Per usare una metafora che usavo ieri con la gente, secondo noi ci piace andare in barca, noi sappiamo dov'è la prima boa, cioè cosa dobbiamo fare per raccogliere queste informazioni. Non sappiamo dov'è l'altra boa perché è lontana, però una volta che abbiamo raccolto tutte queste informazioni e sappiamo come lavorare, vedremo dov'è l'altra boa, e l'altra boa è l'arsenale del futuro. Grazie. Quale di agite di ebenisti qui dentro è imbarazzante. Sarà benissimo. Ecco, poi il terzo punto io direi che è la famosa mappa delle concessioni. Appunto, qui ci sono tanti architetti e tante persone che hanno delle mappe, ma effettivamente con tutto il materiale, ovviamente non ci metteremo qui adesso a discutere sui tutti i pezzettini, però abbiamo trovato molte cose che non tornano. Adesso guardiamo anche la sua, per esempio, volevo solo una cosa. Qui ho colorato la riva, quella giù, diciamo, nella parte della Biennale. Guarda, io se ti posso visto che c'erano delle sanatorie e ci sono anche altri tecnici del patrimonio. Volete? Non so, 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 non so
Sì, questa sì. Arriva qui, questa arriva qui. È passata al comune o no? Questa qui? No. 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 Perché? Adesso dopo abbiamo delle altre carte. Anche le carte pure. Non è il principio della marina, ma l'ho identificata. Sì, possiamo comunicare se non la parte. Questa qui, no, questa qui la parte della marina. Questa qui la parte della, che è rimasta la marina, che è rimasta la marina però del comune. Questa riva qui effettivamente, la vediamo più o meno. E quali sono i tempi degli accordi con la natura e quali sono quelli magari in un'attività aziendale. Poi riuscissimo anche a sapere quanti soldini arrivano da certe concessioni, noi saremmo proprio contenti. Beh, sono cose pubbliche. Sì, beh, certo, c'erano cose pubbliche, però c'è fatica a fare questi dati. E siccome ogni volta ci dicono, ma per fare questo ci vogliono soldi, e siccome noi sappiamo che la legge dice che tutte le entrate dell'arsenale vanno investite qui, forse sono quelle che sono indicate nelle delibere sì, sì, sono delibere pubbliche, sì, ma le delibere sono un po' come no, beh, visto che le abbiamo già preparando un elaborato riassuntivo che ripercorre sì. Io faccio da capita a testa se capisco io non vedo che sono figli da curare qui è tutto per voi sì. No, noi l'abbiamo anche già pronto. No, siamo rispondere lo abbiamo già. Quando io parlo con Eleonora mi dice quando è quando. Ecco, oggi come oggi c'è un piano industriale per Eleonora, lei è la mia assistente, ecco. È uno degli assessorati, così sapete anche insomma è sul piano Eleonora. Oggi come oggi si può dire che esiste o si sta delineando un piano industriale per la valorizzazione dell'arsenale o in che fase siamo? Cioè ci sarà un unico referente, questa famosa società, SPA partecipata, oppure rimarrà all'interno del comune e soprattutto vede in questo momento, perché io l'ho solo letto sui giornali e che gioco è. Allora, molto preoccupato. Allora, quale sia il soggetto che gestirà tutta la partita dell'arsenale, come immagino sappiate, è un percorso che stiamo facendo e sul quale non abbiamo ancora trovato un punto di caduta. Potrebbe essere una nuova società, potrebbe essere il parco della Laguna, stiamo in questo senso valutando. Siamo tutti coscienti, credo che questo sia l'elemento di mente, che nessuno può pensare che dal punto di vista dello sviluppo dell'arsenale siamo all'anno zero. Perché il lavoro fatto da Arsenale S.P.A. non è certo un lavoro pari a zero. No, noi l'abbiamo studiato e abbiamo visto che è un patrimonio. Assolutamente sì, io credo che sotto questo punto di vista noi da una parte dovremo nel più breve tempo possibile, e questo io mi sto parlando con il sindaco e con tutta la giunta, capire quale sarà il soggetto che gestirà tutta la partita dell'arsenale, intesa anche come sviluppo dell'arsenale. Quando dico gestione non fraintendiamoci, non intendo la gestione concreta delle cose basta, intendo anche lo sviluppo strategico, no, dell'arsenale stesso. E dall'altra parte io credo, e anche la riunione di questa sera nelle mie intenzioni vuole essere uno dei primi punti in cui approfondiamo queste cose, noi dobbiamo, partendo dal lavoro di Arsenale S.P.A., fare un grande lavoro di confronto, di raccolta di idee, di informazioni, di percorsi per capire qual è la visione alta che abbiamo dell'arsenale. Io non voglio cadere in una cosa che spero nessuno di noi voglia, anche sono convinto, e che sarebbe la fine ulteriore dell'arsenale invece che rilancio, no? Che qualcuno di noi pensi che qui dentro cominciamo a fare lo spezzatino, per cui ogni singolo metro quadro lo diamo all'amico dell'amico dell'amico, perché così vengono contenta tutta la città. Ecco, ovviamente non è questo il mio obiettivo e la mia prospettiva. E questo però dico già un dato che secondo me è fondamentale nella costruzione di quel piano industriale.
noi dobbiamo costruire una visione unitaria dell'Istituto dell'Arsenale. Certo, suddivisa poi per funzioni, suddivisa per attività, ma deve esserci un progetto unitario, una visione generale di quello che vogliamo, di sviluppo di tutta l'area dell'Arsenale. E credo che l'altro elemento fondamentale su questo debba essere un valore, e non lo dico perché sono qui dentro con voi, perché sì, è scontato che siete d'accordo, ma lo dico perché ne sono convinto prima di tutto da veneziano, ancora prima che da assessore, che è quello che noi dobbiamo riuscire a integrare questo spazio con il resto della città. Noi dobbiamo riuscire a renderlo permeabile alla città, renderlo fruibile. Io vorrei che l'Arsenale, voglio che l'Arsenale, le persone possano entrare normalmente, non entrare passando per un cancello, passando per una porta. Certo, dentro l'attesa 105 passeranno per una porta, ma dentro all'area dell'Arsenale, questa nel tempo, mica una mattina, ma nel tempo dovremo riuscire a renderla permeabile, integrata con il resto della città. E perciò credo che anche questo sia un altro piano, un altro punto fondamentale per quella prospettiva di piano industriale che vogliamo tutti insieme costruire. Mi collego a questo perché non è scusami, è chiaro che il piano industriale dovrà anche poi pensare e contenere, nel momento in cui abbiamo fatto questo grande lavoro, ripeto, partendo sempre dal lavoro fatto da Arsenale S.p.A. che non è un lavoro di poco conto, dovrà contenere al proprio interno anche come sosteniamo l'Arsenale dal punto di vista economico, perché è evidente che ci sono delle concessioni, obbligo, spendere i soldi che prendiamo per sistemare l'Arsenale, ma poi capite che per sistemare l'Arsenale servono centinaia di milioni, non qualche migliaia di euro. Allora nel piano industriale dovremo capire quali elementi coerenti con quello che vogliamo fare dell'Arsenale potranno essere utili anche a costruire le risorse necessarie per. Su questo punto noi a suo tempo avevamo scritto una lettera in cui chiedevamo al sindaco, prima di prendere qualsiasi decisione anche sull'ente che doveva gestire l'Arsenale, di poter essere coinvolti. Questa qui è una richiesta che ripetiamo, perché abbiamo qualche idea su come dovrebbe, chi dovrebbe essere, come dovrebbe essere fatta questa società di gestione dell'Arsenale. Ci stiamo lavorando, non abbiamo ancora la soluzione sul tavolo, però pensavamo di portare il nostro contributo, però quello che chiediamo, che abbiamo già chiesto per iscritto nella nostra lettera di febbraio, prima di prendere qualsiasi decisione in merito, di essere coinvolti. Posso rispondere? Sì. Guarda, allora, io ritengo che proprio nella specificità dei ruoli che ognuno di noi ha, io credo che tutti i contributi, non solo dove voi chiederete di essere coinvolti, ma anche i contributi che vorrete dare, anche se non sarete coinvolti, saranno assolutamente ben accetti e saranno assolutamente, chiariamoci subito su questa cosa, se no rischiamo di iniziare un percorso che dopo va sbattere in diretto, no? Allora, saranno non solo ricevuti, saranno assolutamente valutati e confrontati insieme. Io questo me lo prendo assolutamente come impegno. Dopo dico dall'altra parte l'altro pezzettino, però, perché anche su questo credo sia importante, da persone adulte e serie quali siamo tutti, che ci chiediamo. Questo però non vuol dire che l'amministrazione è costretta a decidere solo quello che decide da voi. Come lo dico, perché conosciamo queste cose. Le decisioni vanno costruite insieme. E bisogna, come dicevi tu, che tutti siano non solo informati ma coinvolti in quelle decisioni. Dopo c'è l'amministrazione che deve costruire una sintesi, perché se manca questo ruolo di sintesi, altrimenti si rischia o l'anarchia, oppure come succede a me in qualche assemblea, no? Mi arriva l'assemblea, mi costruiscono l'assemblea, 200 persone contrari, faccio un esempio a caso, no? Alla pista ciclabile. E io o faccio l'assemblea e alla fine dico sì, avete ragione, non la faccio, ma se invece dico no, guardate, avete torto, la faccio lo stesso, allora sono l'assessore della crocifiglia. E io finisco con l'assemblea dicendo guardate che voi mi avete fatto un'assemblea con 200 persone contrarie, ma io se volete domani ne faccio una con 200 persone favorevoli alla pista ciclabile. Allora, quando sono fatte tutte e due le assemblee, chi scelgo? Non ho elementi per scegliere il più bello e il più brutto, no? Bisogna costruire una sintesi. Sì, ma che questo sia una cosa che abbiamo, no? Una cosa di cui si parlava ieri,
un valore secondo noi che può dare il forum, proprio questo, perché siccome noi ci ritroviamo, ci confrontiamo, ci sono posizioni che si confrontano e troviamo anche delle soluzioni che può essere d'accordo, potremmo già fornire delle soluzioni che sono già state guardate a monte. E poi, come dicevi giustamente tu, ognuno si prende le sue responsabilità per rispetto del Insomma, credo... Quindi siamo quasi più preparati noi cittadini che i politici, no, sicuramente, credo possiamo dire che sotto questo punto di vista, insomma, io non voglio i complimenti, ci mancherebbe, non voglio gli applausi, ci mancherebbe, dico solo però prendiamo tutti reciprocamente atto di come ci muoviamo. Io ho preteso che il primo incontro fosse con voi, non ho iniziato lavori con altri, perché capisco che tutti gli altri curano singoli interessi, partiamo dal presupposto che siamo tutti legittimi e ci fermiamo qui, curano tutti singoli interessi, mentre voi siete un gruppo di persone, di cittadini, che messi insieme formano una cosa eterogenea. Non è indifferente nemmeno per l'amministrazione l'approccio su questa cosa. No, ma infatti anche noi stessi, diciamo, è un valore questa biodiversità. Allora, oggi come oggi, Vela non ha nessuna funzione di gestione dello sviluppo della sede. Oggi Vela ha la gestione degli spazi rispetto alle possibili richieste di eventi che vengono realizzate all'interno degli spazi dell'arsenale. Mi spiego ancora meglio. Nel momento in cui l'arsenale, con le acquisizioni che abbiamo avuto, è diventato spazio pubblico molto più ampio di quanto lo fosse prima, riteniamo, io ne sono fermamente convinto, che il soggetto che gestisce quegli spazi, per il singolo privato che voglia chiedere di fare un evento qui, che possa essere la biennale o qualsiasi altro tipo di evento consumo, ovviamente con lo spazio che abbiamo, non possa che essere un soggetto pubblico. E perciò, Vela, nulla contro tutti i privati, assolutamente, ma cominciamo anche qui a mettere un po' di... ma di, le entrate di Vela di queste cose vanno... Tutte le entrate degli eventi che si fanno all'arsenale vanno per i restauri e le manutenzioni. Ecco, non è molto importante questo. Sono registrati. Però non posso cambiare. Ecco, lasciando poi la delibera che, l'ultima delibera che avranno in caso una discussione a parte, ci sono altre domande su quello, sempre pensando che nei prossimi mesi lavoreremo su, sull'Urban Center e chi vuole fare parte del gruppo è benvenuto. Ci sono domande? Io volevo fare una domanda sull'Urban Center, solo per capire che cosa intendete. Nel senso, l'Urban Center, anche nel passato, cioè, l'Urban Center l'amministrazione ce l'ha avuto, che era la maestre e non la maestre, e che l'amministrazione stessa prima ha creato e poi ha distrutto. Lo posso dire apertamente perché l'assessore non c'era, allora non c'era, nessuno ha alzato un dito quella volta, ma adesso non voglio... C'era a destra però, noi a Venezia non ci Questo faccio finta di non averlo scherzando. No, ma questo è un luogo fisico. È un luogo fisico in cui venivano date delle informazioni sugli interventi, quelli più importanti, ma non solo. Era stato costruito in un certo modo e a me pareva una cosa molto bella. A un certo punto si è deciso di eliminarlo. Adesso quello che mi pare, e poteva essere anche il centro da cui partire con appunto, processi partecipati, che sono un'altra cosa però. Se ho capito bene, questo Urban Center di cui voi parlate non è tanto un luogo fisico, cioè un luogo fisico nel senso che è un luogo in cui si fanno le riunioni. Vorrei capire nel nostro immaginario, ma dobbiamo lavorare ovviamente anche agli uffici, perché dipende anche dalle risorse, da quanto può investire anche il comune. Noi vorremmo un posto fisico dove avere
le mappe, i dati, dove incontrarci, virtuale, dove scambiarci i dati, che può essere propedeutico poi per il percorso partecipante. Ovviamente sono due cose diverse. Ma si occuperà solo dell'arsenale o dal centro? Per ora cominciamo con l'arsenale. In questo caso, in fondo Paolo, quello che succederà all'arsenale, quello che succederà tra cittadini e amministrazione e privati, perché purtroppo io non do molte compromesso, abbiamo una pressione dei privati pesante. È quello che succederà alla città, cioè se perdiamo anche questa battaglia, io non sono manco veneziana, torno su Montello, non so, farò qualcos'altro, se perdiamo una battaglia sulla strada. Paolo. E dopo Marco Tornato. Allora io mi ero iscritto prima, ma c'era Giorgio, c'era Marco, se abbiamo finito con le nostre domande, ok. Allora, abbiamo ricevuto la risposta dell'assessore alle nostre domande come forma. Ora i singoli chiedono delle informazioni, dicono una domanda e una domanda, la prima domanda è chi chiede, poi Boato, poi una Pocchi, se ci sono degli altri. Franceschetta, c'è qualche altro dopo che può fare domande. E c'era Zordano. Magari facciamo anche per te, perché io devo dire qualcosa sullo Francesco. Allora, perché sul Francesco invece è e sul Bassetto poi di loro, anzi sull'Arsenal 7. Sì, perché è il primo punto. No, appunto io volevo che fosse chiaro questo aspetto, almeno per come abbiamo inteso l'Urban Center non è tanto un posto fisico così che in qualche maniera verrà allestito, ma richiede proprio un cambio di politica da parte dell'amministrazione. E la differenza sostanziale è quello per cui i progetti non vengono presentati per come sono stati elaborati e approvati, ma viene presentato già l'intento, già quale sarà il progetto di massima e ci si confronta su quello senza fare un vero e proprio percorso partecipato che magari richiede molto più tempo. Però alcuni episodi come il Ponte della Libertà, come la pista ciclabile di cui ci parlavi adesso, che io ancora devo ammettere non conosco, pur facendomi il ponte in bicicletta, ma come anche altri episodi come il Fondaco dei Tedeschi che devono... casi così, i dettagli fanno anche l'insieme, voglio dire, ma alcuni casi come quello del Fontico dei Tedeschi, come altro, che hanno portato a una polarizzazione perché alla fine era noi contro di voi, quando invece il senso dell'Urban Center vorrebbe dire proprio condividere quelli che sono i prossimi progetti e far sì che vengano conosciuti mentre si fanno, mentre ancora sono in fase di elaborazione, perché averli poi a posteriori, che l'Urban Center diventi una vetrina di quello che si è già deciso e quello che è già stato programmato, non ha più molto senso. Quindi diciamo forse il lavoro da fare nei prossimi due mesi non è tanto o solo quello di allestire lo spazio, ma anche di cambiare in maniera radicale la prospettiva politica, sia con l'apertura delle informazioni per gli edifici del comune che sono possibili trasformazioni o altro, sia veri e propri progetti come sono quelli di Piazzale Roma e del tram che adesso si sovrappone, forse questi aspetti sono ancora più importanti che non il luogo fisico in sé, questo tipo di approccio. Io volevo dire, il forum si è anche costituito e da quando si è parlato di dismissione, di passaggio alla città, con una fortissima preoccupazione, che c'era il timore, ma fondato timore, che la strada di assegnazione dell'arsenale fosse già segnata, perché l'amministrazione comunale che se lo vede ritornare con uno strato già consolidato negli ultimi 20 anni, aveva questa strada assegnata, un pezzo rimane alla Marina, un pezzo è già assegnato e ci sono aspirazioni di ampliamento alla Biennale, un altro pezzo è finito per legge al Consorzio Venezia Nova in tutti i lavori del MOSE, con ulteriori richieste di affidamento anche da questa parte, ivi comprese le zone di cantieri ACTV, eccetera, eccetera, non entro nello specifico. E che quindi di passaggio all'arsenale, alla città, rimanesse ben poco, tolte queste cose, perché già ci sono questa stratificazione
e con richieste di ampliamento. Mose vuole di più e Biennale vuole di più. Articoli che uscivano, persino lo Stato della Città del Vaticano vuole sul padiglione di Arte Sacra per le esposizioni della Biennale, quindi vuole un'attesa, l'Argentina ha proposto di fare grossi finanziamenti. E che l'amministrazione, a fronte di questi, di questa situazione, avesse una strada molto comoda e agevole del dire, beh, ci troviamo queste cose, ci sono soldi da spendere, le casse dello Stato e del Comune in particolare sono quelle che sono, chiunque arriva, chiede a un progetto economico e finanzia, gli viene dato e quindi c'è già una spartizione. C'è una grossissima aspirazione, ed è questo il mio significato, il mio intervento, della città, che invece considera l'Arsenale un simbolo per la storia, per la sua storia, nel suo DNA di veneziani, non solo di Mose e di Biennale, che sono delle componenti importantissime, qualcuno è a favore, qualcuno non è contro, ma comunque sono delle componenti molto importanti dell'economia e della situazione veneziana, ma l'Arsenale, museo di se stesso, della tradizione, cosa unica al mondo, ha una vocazione nel comune sentire veneziano anche di soddisfazione di quelle tutte aspirazioni marinare e storiche, per cui l'Arsenale è un museo di se stesso e vorremmo anche che trovassero all'interno dell'Arsenale una parte. Questa corroborata da non voler litigare, io voglio fare la stessa cosa di aspirazione marinare del mondo della marineria tradizionale nel cantiere navale che c'ha già il Mose oppure nel teatro che si è fatto la Biennale, ma siccome gli spazi sono in decisione, ce ne sono, prima di andare avanti in allargamenti, che questa componente che raccoglie l'aspirazione di molte associazioni cittadine, di cui di qualcuna sono presidente anch'io, quindi non è un intervento personale, ma è titolo della... trovi contemperamento in questo, perché credo che prima di pensare a contenitori ulteriori per mettere documenti di archivio che non si sa dove mettere, ci sia il recupero della tradizione marinara veneziana che in città è frustrata. Non ci... ecco, della marineria tradizionale. Cioè, nell'ambito di queste ce ne sono tante di componenti. Io, presidente di Ardenau, 50 barche storiche da lavoro che sono il nostro DNA del lavoro nei cosi, che sono state sballottate di qua, che bisogna di ricovero. C'è il presidente qua del Nuovo Trionfo che ha restaurato, salvato insieme a una grossa componente di veneziani l'unica imbarcazione tradizionale. Ci sono il Fels con i mestieri, perché intervenire noi lo vediamo come recupero di parte di ricostruzione viva, non statica, non facciamo un magazzino dove buttiamo dentro un po' di cose raccogliti, ma cerchiamo di recuperare il senso umanistico, i mestieri, le tradizioni e il mondo del DNA veneziano, che per fortuna non è completamente sparito, ma c'è ancora un po' di fuochi dispersi nella città, in questo che è il suo spazio straordinario, unico, e che è la vocazione principale che ha avuto nella storia l'Arsenale e che può avere per il futuro. E questo non è un'indicazione da poco, per cui diciamo, beh, mettiamo quattro barche vecchie in una tesa. È una cosa che il mondo guarda, l'attenzione della cultura c'è su questa cosa e può avere degli sbocchi straordinari. In questo c'è già un progetto col suo progetto industriale, anche per la ricostruzione del Cintoro, della cosa che è un'altra cosa, criticato da una parte, per altro verso invece sostenuto e con delle forti concretezze che sta andando avanti, che anche quello avrebbe. E quindi nell'individuare la spartizione nazionale, non una macchia di leopardo in un modo, ma una zona di concentrazione di tutto questo patrimonio di marineria e soprattutto di recupero dei mestieri, vogliamo salvare con questi progetti le capacità operative, le capacità operative di questo. Giorgio, però dovresti chiudo anche gli altri di architetti. Chiudo volendo dare un soffio sulla nebbia della seconda Doha. L'impressione che abbiamo è che senza toccare gli spazi 8-900 dei bacini destinati a quella cosa, gli spazi dell'Arsenale, sia la zona della Darsena vecchia dell'Arsenale ancora vuoto da prendere per mano e da restaurare,
dove conservando anche il piano direttivo, il piano direttore elaborato, votato dal Consiglio Comunale su cui ha lavorato l'Arsenale S.P.A., ci sono gli spazi vuoti per questa aspirazione, quindi la Darsena Vecchia, la zona delle Galeazze, ci sono le imbarcazioni del comune anche storiche già là che devono essere valorizzate e perché no sinergia con la Marina e con il Museo Navale in questa storia. Lì dentro potrebbero trovare aspirazione anche... Ma sei già il progetto, questo lo volevo dire, volevo chiedere se si poteva fin da subito ragionare su questi temi. Sì, ma anche perché avevamo presentato Giorgio, no, perché si è detto che, detto prima, che abbiamo intenzione di fare dare un contributo sulla base di dati certi, di discussioni che non, e sappiamo che te e le società che rappresenti danno questo contributo, ma non siamo ancora pronti. Siamo ancora non alla seconda boa, ancora partiti alla prima. Io sto sappiando sulla seconda. Eh sì, lo so, ma sto peccato che così. Giusto? Salvo sto per una delibera, sto per non dire no. Salvo che già una delibera. Credo che quello che hai detto sia tutti gli elementi forza, che fanno parte di quel volo alto che che oggi ancora più abbiamo. Cioè se tu oggi mi dici cominciamo domani a fare questa attività lì o lì o lì, io ti dico di no, ma lo direi a chiunque il no. Perché? Perché farebbe parte di quella visione di spezzettamento dell'arsenale che porta a soddisfare magari le associazioni legate all'aspetto più marinaresco della città, ma che non risolvono lo slancio che vogliamo dare all'arsenale stesso. Allora io dico, cominciamo a raccogliere le esigenze, le idee, no cominciamo, scusate, continuiamo a raccogliere le idee, i contributi, i suggerimenti, le proposte. Mettiamoli insieme, guardiamo passando sopra con l'elicottero che cosa vogliamo vedere dell'arsenale del futuro fra qualche anno, lo parametriamo lì e quando abbiamo chiaro qual è quel volo che vogliamo fare cominciamo anche a costruire i singoli pezzi e magari partiamo proprio da quello, ma perché rientra in un disegno unitario in una cosa per accontentare una parte. Chiarissimo, grazie. A questo proposito noi abbiamo la rassicurazione dell'assessore che appunto nessuna area, neanche alla Biennale, verrà data conceduta ulteriormente. Direi che vale la pena che io vi risponda a queste domande dopo aver incontrato i singoli interlocutori e dopo aver anche con loro avviato un confronto che ancora non è avviato per capire quali sono le loro esigenze e per capire quali sono le loro proposte. Su questo poi insieme, non farò fughe in avanti, insieme capiremo anche quali saranno le soluzioni. Io credo che comunque, e lo dico così in modo molto diplomatico, che quando l'arsenale sarà completamente riqualificato e anche possibilmente nella fase transitoria, gli spazi che sono dell'arsenale, comunque sono della Biennale, del consorzio, della città, gli spazi che sono dell'arsenale non sono esclusiva apertura di nessuno per qualche periodo dell'anno. Vale per tutti e questa la diciamo da amministrazione. Dopo, quali sono le caratteristiche personali oggi? Nessuna, ma per i motivi che vi ho detto prima, non perché non volevo dire. Boato? Sì, appunto, certamente d'accordo con le cose dette. Perché il problema è appunto quello che diceva anche l'assessore, me l'aveva detto prima, il forum più primo da me, e l'ha detto il PD con un documento in assemblea pubblica, non creare spinte singole e per costituire situazioni. Perché giustamente stavi dicendo, sentiamo tutte le proposte e vediamo il quadro generale dell'interesse generale di dare le spinte singole e soggettive. Allora, da questo punto di vista, non c'è, io almeno non ho capito la delibera di 2014, di qualche mese fa. Ho già detto, non faccio il tempo a fare un discorso lungo, l'ho fatto in altro momento, 20 giorni fa in pubblico, però chiedo all'assessore di controllare molto bene. Posso anche sbagliare io, però adesso sto parlando della delibera, si è dato spazi 14 giugno, dati spazi al consorzio. Chiedevo il mese perché è 14. Vuoi che leggiamo qualche stralcio? Fra un attimo, io ho visto un paio di problemi che a me sembrano molto ma molto seri, di legittimità prima ancora che di opportunità politica, e credo che l'assessore deve, perché
come si chiama, il presidente, il capogruppo del PD ha detto ah, assolutamente noi non siamo d'accordo sul cedere su sta roba della CTV, ma anche sul nazionale, sul consorzio. Vedremo. Allora la domanda è, vediamo di capire, perché prima di andare a scontri di altra natura o politici o giuridici vorrei che l'assessore ci facesse carico di alcuni problemini che vengono immediatamente, vi ho potuto 100 volte tanto. Però per il pubblico, del puntaggio precedente, sì, allora, in questa delibera. Primo, nella delibera già detta si danno spazi. Lascio leggere. Anzi, posso velocissimo dirvi tre cose? Dopo, se volete approfondiamo, ma prima le poniamo. Da 14, 6 del 12. 14, 6 del 13. Del 13, appena fatta, la deriva di un mese fa, dopo che da tre mesi il forum stava chiedendo non solo il forum di discutere prima di fare qualunque concessione a chiunque. Invece spunta di improvviso una delibera che gli viene pubblicata 15 giorni dopo, il 1 luglio, cioè recentissima sta cosa, stiamo parlando di due settimane fa, pubblica, fatta 15 giorni prima, non ho anche capito perché. Qui c'è la dottoressa Venturi, ci conosciamo un po', non capisco come mai le delibere diventano pubbliche 15 giorni dopo, ma a parte questo... Però non dipende dalla dottoressa Venturi. No, lo sto dicendo, siccome non vengo dalla Luna, è fatto. No, sono andato all'urbanista, ho fatto l'amministratore, ho seguito per 15 anni il Consiglio Comunale, credo di sapere che c'è qualcosa da capire molto bene, perché giustamente stavi dicendo, se cominciamo uno per uno, ogni spinta non è più finita. Allora, primo... Io ho controllato fino a stamattina con le segreterie e giuridiche e universitari e della salvaguardia, quindi dico in pubblico le cose e dopo sono in grado di documentarle. La legge stato finale, definitivo, un collega poco fa diceva che forse non è così, io credo che sia proprio così, ho chiesto tre volte approfondimenti, non consente più l'affitto, la possibilità di affitto al consorzio di aree, prevista nella prima stesura del decreto, ma la legge approvata, quella parte non ce l'ha più. Quindi, consegnare quattro grandi spazi al Consorzio Venezia Nuova, parlo prima dell'aspetto giuridico. Il primo passo che fa questa amministrazione è di dare al Consorzio Venezia Nuova tre tese e un altro grande spazio. Questi tre spazi non possono essere dati, dico io, mi fermo qua e qua sono i testi della legge definitivo e originale, mi dicono non è possibile. Secondo, anche se fosse ancora possibile il testo che era stato il decreto originario e poi diventato legge in forma diversa, il testo originario parlava di poter dare al Consorzio Venezia Nuova spazi che erano per la manutenzione del MOSE. Tutti e quattro gli spazi dati al Consorzio Venezia Nuova non erano per la manutenzione del MOSE, nessuno di tre. I tre tese erano date, parlo degli atti che io qui ho fatto, firmato carte per averli in prestito, che ci sono atti ufficiali passati per documenti ufficiali che non sono miei, però sono qui, sono tutti timbrati, sono tutti avuti con richiesta formale e firma mia per averli in prestito. Gli atti per i quattro spazi del consorzio, dati al consorzio da questa delibera, dicono che le prime tre tese erano state date dagli atti che sono qua, in fotocopia. Quelli a fianco, questi qua, le tesi 107, 108, 109, sono, sì, 7, 8 e 9 se non sbaglio, erano stati dati al magistrato alle acque e non attraverso il magistrato del consorzio per la manutenzione del MOSE, ma al magistrato per il monitoraggio e manutenzione funzionale dell'intero ecosistema lagunare. Non c'entra niente col MOSE, c'entra con tutti gli altri lavori che fa il magistrato in tutta la laguna, da Chioggia a Jesolo a Ronda Lagunare e quant'altro, e io solo ne ho quattro sul tavolo anche lunedì in salvaguardia, per dire che ce ne sono centinaia di questi lavori. E il magistrato ha avuto quelle tese, proprio quelle tese, 3 e 3, 6, tutte queste qua, tutte queste sono state date per la gestione della laguna Pertinosa, esattamente, non tutte quelle. Quindi, non anche se fosse ancora in vigore la legge di prima, comunque queste non potevano essere dati al consorzio. Quarto e ultimo, lo spazio in alto, grazie Michela che mi ha mostrato, 63 lassù, è niente po' di meno che uno spazio destinato dal piano attuativo a una attrezzatura pubblica. Lascia stare se poi poteva essere privata o
a uso pubblico o pubblica a uso pubblico, ma c'è stata una discussione lunghissima. Sto parlando di questa tavolone qua su vicino all'imbarcadero. Vicino all'imbarcadero, esattamente quello. Le carte sono qua. Però appena restaurato. Sì signore, chiunque di voi voglia qui ha le carte. Allora, quello spazio è stato preteso e voluto dalla Municipalità di Venezia, è stata una storia molto lunga anche quella. L'atto è qua, questo è l'atto del piano, piano attuativo di cui ci si riferiva come legge, anche se invece non è così, ma non importa, anche se fosse, quella è un'attrezzatura pubblica di varia ipotesi, culturale, associativa, ricreativa e quant'altro, comunque un'attrezzatura privata o pubblica, lo dico da urbanista, a uso pubblico. Quindi in nessun caso può avere il Consorzio Venezia Nuova, neanche quella. Quindi tutti e quattro i grandi spazi dati al Consorzio, per legge, non, anche se la legge fosse ancora quella, e non è più quella, anche se fosse, non possono essere dati, nessuno dei quattro era adibito ed è previsto che sia adibito a manutenzione del MOSE, perché la legge citata nella delibera dice le aree previste per il MOSE possono essere affittate a un privato per altre funzioni. Il privato, dice la delibera, chiede questa sede per la propria sede, cioè noi diamo a 3 anni dalla scadenza definitiva di un consorzio che deve sparire, ho visto l'interpellanza di Casson e quanti altri ieri in Parlamento, sparire, fra 3 anni noi ci mettiamo adesso a insediare tutti i suoi uffici impiegati, tutto quello che ci va dietro, per altre funzioni che non c'entrano con l'obbligo di Stato e li mettiamo lì, dove comunque non li potevamo mettere né col primo decreto né con la legge. Allora io sto dicendo questo, non lo articolo ancora, non l'ho articolato di più e ovviamente se servirà lo farà, ma allora diventa un'altra cosa, diventa controlliamo se c'è un errore, lo dico positivo. Allora io ho finito qua su questa cosa, ultima faccenda. Anche qua atti, non sto parlando di soggettivo. Quindi chiedo all'assessore su queste prime cose di verificare se quello che dico è esatto. Se è esatto, guardate che il collega vostro, che io non conoscevo, mi dice che gliel'ha detto il magistrato. Io conosco da 20 anni come funziona il rapporto consorzio-magistrato. Sto dicendo ad alta voce che c'è anche un errore in partenza nelle carte fornite, da quel che ho capito io e mi si dice, conferma nella delibera, dal magistrato alle acque. Occhio, occhio, perché il Ministero ha fatto 3-4 esposti più di una volta in queste situazioni. Vi dico solo, controllate, perché può essere vero che qualcuno si è sbagliato e ha scritto nelle carte del magistrato quello che non è negli atti di questo, e sono qua gli atti. Ultima faccenda. Tutto quell'ambito, mica da poco giallo, anche lì c'è stata una battaglia lunghissima della comunità veneziana, credo che anche l'assessore se la ricorderà di sicuro, da Sant'Ella per arrivare qui con la CTV, con le osservazioni della municipalità, firmate da Castelli, allora presidente, con il voto unanime di tutte le 7-8 amministrazioni che hanno firmato l'accordo di programma. Quindi quell'affare giallo lì è assolutamente l'area, no, che quello sotto è l'area attorno al bacino piccolo, che è l'ultimo che questa città sta usando per le navi. Io sono passato anche 3 giorni fa, e 3 giorni fa c'era un ferribotto, 1 mese fa c'era un motobattello grande, 4 mesi fa c'erano 3 battelli piccoli, cioè è una delle poche funzioni finalmente che continuano a usare, perché abbiamo bruciato il bacino grande e il bacino piccolo. So benissimo di cosa parlo. Gasificatori o no? I disegni li conosciamo. Allora, a continuare a metterci le dita negli occhi, perché non serve a nessuno e ho paura. Vuoi non metterci le dita negli occhi, no? Allora invece io voglio vincere, non voglio perdere, voglio vincere con città, non come Alessandro. Io sono ovvio personale tra quelli che considerano una sinergia, le associazioni sono molto più contrastanti. Ma siamo... Guarda, che va cercata la signora Milano Venezia, voglio dire, no? Faccio parte di Mariniera, conosco anch'io il tessuto della città, so quali sono le tensioni su queste cose, però il compito nostro deve essere anche un po' quello di eliminare le tensioni, non di non vederle, di eliminarle perché le risolviamo. Allora su questo, lo dicevo perché tu dicevi poco spazio alla città, no, costruiamolo perché sia tutto spazio alla città e facciamoglielo capire anche a qualcun altro. E facciamo bene, recuperare i mestieri, le situazioni, il discorso che ho detto prima.
sulla delibera io, Alessandra, ti chiederei di intervenire nel dettaglio, perché dal punto di vista poi io farò tutte le verifiche del caso, dopo ovviamente anch'io mi avvalgo degli uffici tecnici dell'amministrazione per capire poi la legittimità degli atti, ecco, che credo non sia... Se posso, dico due cose sul proprio contributo di quanto ha detto anche. Allora, noi abbiamo ricevuto dallo Stato con verbale di consegna, prima di perimetrazione, di limitazione e consegna, la porzione dell'arsenale, già con l'individuazione degli spazi che erano destinati al MOSE, chiamiamolo così. Quindi le tese, perdonatemi adesso, però vado un pochino più a ambito, no? Perché vorrei farvi capire proprio questo. Le tese, credo 99, 98 e 100, erano già ipotecate e disegnate per no. Su tutti i celesti. Io dico già. Dico no, che negli atti ufficiali loro hanno scritto questo, è vero. Io l'ho ricevuto così. Ho visto che aveva scritto questo, ma negli atti non è. E le dico anche questo. C'era il contratto dell'Agenzia del Demanio che garantiva questo. Noi avremmo, in teoria, dovuto anche, penso, potevamo, insomma, subentrare sempliciter con questo stato delle cose agli contratti in essere con l'Agenzia del Demanio. Proprio nell'ottica di uno arsenale futuro, chiamiamolo così, cioè mi adeguo a voi, mi piace anche questa idea di sviluppo, e tutti possono capire che quelle pretese facevano a pugni in un ambito che potrebbe avere, come dire, una destinazione diversa, una vocazione diversa. Ah, vigente, il piano vigente, quindi, una destinazione. Mi chiedo scusa. E quindi è stato con un'intesa con il magistrato Leacque, un sorto di magistrato che sono di fatto, insomma, oggi i soggetti, i accusatori, i titolari del MOSE, insomma. Agli orecchi e il sono stati praticamente trasferiti in quelle che sono il 107, proprio perché così c'è un ambito dedicato, diciamo, al MOSE, quello che appunto prima un po' individuava anche l'avvocato Suppiei, l'ambito produttivo, chiamiamolo, e così viene liberato tutto l'altro che è vicino alle altre, piuttosto che alle altre, ecco, questo è stato l'intento, e basta. Quindi affittarli quella volta là in fondo, ma adesso con la legge non lo possono affittare. No, ma è stato potevano affittarli là in fondo, ma adesso non lo sono. Ma è stato affittato nel senso che se no io devo tenere fermo con le tre tende per questo è il senso della cosa. Che sia successo, sto dicendo, prendo atto. Vi dico che in contrasto con la legge e col piano vigente, quindi hanno fatto una roba che adesso con la nuova legge e la concessione al comune, in fondo lo potevano fare prima. Adesso potrebbero dare aree che erano per il MOSE, quelle date adesso non erano per il MOSE, quindi non si possono dare. Che io mantenesse, cioè il comune mantenesse lo stato così, quindi quelle tre tese erano comunque destinate da subito ad origine, nel momento in cui noi abbiamo preso questo verbale con l'individuazione degli spazi destinati e dedicati al MOSE, noi abbiamo preso questo, quindi questo è fatto. Per quanto riguarda invece l'area gialla del bacino, così io a me non risulta nessun provvedimento speciale, quindi qua non mi posso se posso prima, scusami, ma non per... Visto che c'è un incontro tecnico per la definizione degli spazi, dal punto di vista di errori o di atti illegittimi, io vi invito, ma anche qui con spirito collaborativo e costruttivo, verifichiamo con i tecnici dove sono questi possibili elementi
di contrarietà tecnica, non politica, perché la facciamo da un'altra parte, per capire se siamo di fronte a degli errori tecnici fatti dallo Stato, dal magistrato, da chi deve averli fatti, e lo verifichiamo. Ovviamente se di errore tecnico si tratta, alla fine saremo tutti d'accordo e capiremo come intervenire. È chiaro che non può esserci un errore che ha uno a favore o a contro, perché se l'errore tecnico è... quello è tutti, voglio dire, non solo per me, ma per te. Comunque mi sono no, 63 è un'attrezzatura pubblica, non so come diavolo possa essere venuto in campo. Ci ha lavorato 10 anni questa municipalità, e il 63 è un'attrezzatura pubblica, vincolato a standard. Come cavolo che può poi essere il consorzio, lo sa solo Dio, insomma. Era già destinato. Destinato cosa? Al Mose? Era già indicato anche quello. Ma voi avrete gli atti, sono del comune questi atti, eh? Sì, comunque. No, ma va bene, ci parleremo un po' attuali e previgenti al dottoressa, ci parliamo e controlliamo. Sì, facciamo questo incontro tecnico e vediamo se ci sono errori, come diceva l'assessore, se è un errore, si corregge. Ok. Scusa Flavio, una roba, ma io faccio molto presto, mi presento perché non ci conosciamo, sono Paolo Lanapoppi, che rappresento qui Italia Nostra. Non entriamo nei dettagli del piano perché appunto ci entreremo dopo insieme, sarà bello entrarci. Intanto scusate, ringrazio Stefano Boato perché questo lavoro che lui ha fatto di ricerca è un lavoro che va apprezzato proprio nel modo più completo, perché senza questo lavoro forse le tese le avremmo perse. Sì, sì. Volevo dire solo una cosa molto semplice che viene prima di tutto di tutte le assegnazioni del mio paese. Sono molto contento, come Italia Nostra, che quello che è stato un nostro pallino dall'inizio di quando si parlava dell'arsenale, cioè la libera circolazione di tutti i cittadini all'interno dell'arsenale, sia diventato anche un elemento di fondamentale, una pietra miliare, anzi a questo dico a Roberto, e questa è la boa che la nebbia, dal punto di vista, questa è la boa d'arrivo, la boa alla quale si punta è che tutto, che l'arsenale deve essere aperto alla libera circolazione, questa è la forma, poi la sostanza la riempiremo con i vari piccoli concetti. E per questo finisco già, volevo solo per esprimere i miei rallegramenti perché questo fatto è finalmente riconosciuto come essenziale. Tu Flavio ti ricordi che io ne parlavo ancora quando sembrava. E poi lui ha detto, aprirla adesso sarebbe una pia illusione. Ha aperto così l'assessore la sua cosa. Allora io dico, forse aprirla subito sarebbe una pia illusione, però pensiamoci bene, forse illusione, forse aprirlo subito l'arsenale, ma dico da settembre, cioè fra pochissimo tempo, con una sola entrata, perché non abbiamo ancora il modo di fare, con una sola porta, forse aprirlo subito implicherebbe un po' di lavoro, un po' di ricerche, forse un personale, uno o due guardiani, però sarebbe il segnale più forte, più importante che potremmo veramente dare alla popolazione, che il Comune intende usare questo spazio come uno spazio pubblico. Cominciamo con i limiti che abbiamo. Abbiamo per ora una sola entrata, non ci verrà nessuno, però intanto si può circolare. Saremo arrivati in meno 10. E finisco con Giorgio. Il museo di se stesso è una cosa bellissima, attenzione, non è un nuovo museo per turisti, non è un nuovo capannone di Venice Land. Serve per i veneziani per acquistare prima di tutto coscienza della loro storia, del loro essere. È venuto qui Tommaso Montanari, qualcuno di voi lo ha sentito, con quel suo professore straordinario, con quel suo bellissimo per brevità libro. L'ho detto, ma io intendevo questo. E Montanari ha detto, Montanari se l'è presa con Renzi, perché Renzi affitta gli uffizi a Madonna, e dice, ma la storia della nostra arte, la nostra cultura non sono un patrimonio, nel senso che li dobbiamo prima di tutto vendere. Viene dopo che possano anche essere una fonte di guadagno, ma prima di tutto sono la fabbrica della coscienza dei cittadini, del nostro essere cittadini, sono la nostra storia. Allora il museo sarà sicuramente inattivo, ma anche se fosse appena inattivo, il grande attivo è che è la nostra storia che dobbiamo vivere e mettere in risalto. Grazie, grazie.
intendevo proprio questo. Tocca a Francesco. Anzitutto per dire che condivido assolutamente l'approccio, io quando dico al caramacchi illusione intendevo dire aprirlo a tutto 365 giorni all'anno. Se noi riusciamo gradualmente nel tempo o negli spazi a costruire un'apertura, per me, voglio dire, lavoriamoci assolutamente. E mi piace quello che dicevi, posso darti del, quello che dicevi prima, io ho un'immagine che mi è rimasta impresso negli ultimi tempi dell'Arsenale. E fatemi finire prima di criticarmi, perché fa riferimento a un'immagine dell'America Scarpa. E allora non criticatemi, non sto parlando dell'America Scarpa. E l'immagine è del veneziano che durante l'America Scarpa è venuto qua e si è comprato il gazzettino. Allora, quella per... no, perché si è comprato il gazzettino, ma perché ha fatto un gesto di quotidianità che noi siamo abituati da veneziani a fare in giro per tutta la nostra città, per tutto il territorio, e che invece non abbiamo considerato un evento farlo qui dentro. Ecco, io vorrei che quel gesto lì non diventasse più un evento, ma che fosse anche qui dentro la quotidianità della cosa. Per quello mi permettevo di dire, non criticatevi, nel senso, so che l'America Scarpa è stata oggetto anche di critiche, in qualche caso anche condivisibili, no, ma come diamo adesso, non parlare di questo, ma mi piaceva, ecco, riportare questo esempio, che secondo me è significativo di quella permeabilità e di quella, e di quel passaggio che noi dobbiamo costruire all'interno della strada. Ecco, guardate che Vela gli eventi li vende, ma noi non è sbagliato darlo a Vela, perché Vela vende, Vela vende i gabbiotti, però insomma non sono spiegato. Li vendeva qualcun altro se li vendeva Vela, non è che non li vendeva nessuno. Ma c'è un tempo, meglio la strada che si transito. Guardate, Vela è una società del comune. Quando il comune vuole togliere rapidamente la Vela di questa cosa, mi fa una deriva di orgoglio. La finta di spazi, ma sappiamo tutti che gli spazi dell'Arsenale vengono affittati alla Biennale e vengono chieste le opzioni prima, o no, non la Biennale, alla Biennale di Gale, alla Biennale nel senso di Gale, per le più, la Biennale d'arte, per le mostre. Chi deve farlo? Chi deve gestirla questa cosa? Chi deve gestirla? La vecchia marketing di eventi. Già il marketing della città è una cosa che non ti sospetto. Marketing. Sì, allora io sono uno di quelli che pensa che l'evento dell'American Cup fatto a Venezia Nazionale è stato un evento importante, positivo. Il grosso difetto è stato che l'ha gestito il consorzio Venezia Nuova col comune subordinato, avrebbe dovuto accadere il contrario. Però un po' più di ambizione. Allora, io mi auguro che questo spazio, questo incontro, io faccio parte del forum e come associazione sono del comitato arsenale per la restituzione dell'arsenale alla città, cioè quelli che da 3 anni e mezzo si sono battuti per questo. Però ci fa piacere di essere immersi, diciamo, in un pluralismo di capacità, di proposte, e credo che noi dobbiamo avere l'ambizione di essere un tramite la città senza avere la presunzione di essere quelli che risolvono i conflitti. Allora, io lei ha parlato, no, anche di aspetti simbolici, cioè di riuscire a segnare, non dal punto di vista stradale, diciamo, ma dal punto di vista del vissuto da costruire, segnare il territorio riuscendo a far partecipare i veneziani a una serie di, cioè all'uso di questi spazi. Allora, io dico che rispetto alla situazione di prima non bisogna arretrare. Allora, la situazione di prima era che ormai l'arsenale era aperto, che c'era un uso, c'era la torre, c'era un uso per concerti, c'era un uso. Perché questo deve essere chiuso? Perché non utilizzare da questi aspetti che erano un piccolo segnale? No, non so. Auspico che continui a esserci. Siccome mi sera arriva in Grecia da quelli che fa i concerti, che adesso si è chiuso il discorso della torre, cioè sono piccoli segnali che rispetto a prima, perché non mantenerli? Se no si capisce che è una situazione che arretra e non che migliora. Poi
Altri piccoli esempi che io metto nell'elenco delle cose facili da fare e che possono coinvolgere un vostro ruolo anche diplomatico importante con la Marina. Faccio un esempio: voi avete in consegna da Ennio le strumentazioni per le corderie. Secondo me il posto più adatto potrebbe essere il Museo Navale. Costruire un accordo per cui la corderia prima Ennio non sta benissimo. Però, no, 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 ecco, per esempio, è una piccola, piccoli tasselli che possono dare un'idea già della città che si muove. Ma anche lui arriva al concreto. No, no, e siamo già al progetto. Vabbè, cioè, queste robe da fare subito. No, qua non dobbiamo essere eccessivamente presuntuosi, perché il rischio è quello, cioè prima decidiamo tutto, no, fermo. Ci sono delle istanze che si fanno proprio e si colgono. Altra cosa da fare subito, ecco, e qua io entro un attimo nel merito del ruolo del suo assessorato. Cioè, io provando a pensare, con i miei limiti, a un futuro, l'assessorato, cioè, qui c'è un bisogno di una promozione culturale straordinaria, che comprende l'urbanistica, comprende la cultura, comprende infinite cose, che non si può risolvere, non riesco a capire come può essere risolta nell'ambito del suo mandato, nell'ambito del suo compito, che è quello patrimoniale, che ne so io per tanti anni che seguo le cose, le vicende di Venezia, non è che il patrimonio ha avuto ruoli culturali importanti. Per cui penso, no, questo non vuol dire che non li avrà, non voglio dire che non li avrà, però penso che ci deve essere una struttura organizzata che connette l'insieme delle visioni e che prefigura una capacità di iniziativa, di mediazione e di promozione sempre controllata e sempre stuzzicata, che però non riesco a vederla ridotta solo al discorso, siccome ne avete parlato e ne state parlando, questa è una delle cose che verrà fuori. Altro, finisco, sono già metà di quello che è l'intervento che ho fatto, però faccio, ecco, alcune cose da perseguire subito. Io sarei per creare le occasioni diplomatiche dove le diversi contesti vengono valorizzati e non entrare in contrasto, ma le darsene sono il luogo più bello e più fantastico dove si può vogare. Poi Motondoso, durante l'inverno. Senta Motondoso. Sì, no, se, appunto. Col Motondoso fuori. Ecco, secondo me questa è una prima cosa. Se avete presente, io cerco anche di fare alcuni elementi concreti per capire la strada, per far capire anche agli altri che non è un rimando all'infinito, ma che alcune cose possono essere fatte subito. Ci sono, voi fate in settembre, ottobre, promuovete con le società sportive e la società remiera, eccetera, fate una bellissima iniziativa sportiva che prende Riva e Schiavoni e Rio delle Galeazze. Se questa, noi abbiamo una disponibilità di chi organizza questo evento, se questo accadesse anche all'interno delle cose, è un segnale che il Comune dà, valorizza la Marina e fa delle cose interessanti. Allora, un'altra cosa, presidente dell'associazione Gran Terzo è l'iniziativa che tu citavi, è la regata del presidente di settembre. Dice un'altra cosa lui. Non la Vela Terzo, che è importantissima, sì. No, lui è niente. Ben rappresentata. Adesso no, sono insieme di società sportive che si esibisce a ottobre in Riva degli Schiavoni. L'altra volta vi ho citato anche un nome. Va bene. Ok. Qualcuno mi aiuta.
c'è una responsabile che organizza queste cose. C'era la Rogliani. C'era la Rogliani. Sì, la Rogliani. Vabbè, era la manifestazione della gloria. Sì. No, ecco, per dire, quando noi abbiamo ventilato la possibilità di avere questi spazi, la Marina si è detta disponibile a valorizzare il suo rapporto con la città. Creiamo dei cunei che entrano e che segnare il territorio. Paolini, che ha ogni tanto è presente qua alla Biennale, io lo richiamerei. È stato lui che ha rilanciato l'idea della storia dell'artigianato e di rivitalizzarlo con il suo spettacolo in barca dentro l'artigianato. Io lo richiamerei, cioè diventa una scadenza importante, un percorso, sono piccole tappe concrete che possono dare l'idea. Sì, Flavio, ci sono le mogli telefono. Dai, Gagliardo. L'ultimo, ci sarebbe l'ultimo intervento? Sì, proprio. Ecco, l'ultima cosa. Allora, sul consorzio, allora c'è un criterio anche per guardare cosa serve. Il consorzio ha un compito produttivo di un certo tipo e deve rispondere a standard internazionali, per cui a tot occupati, a tot lavori corrisponde un determinato spazio. Non è una cosa opinabile. E questo è il criterio, vista la situazione in cui ci troviamo col consorzio, che è conosciuta da anni ma per adesso sta esplodendo. Allora, com'è possibile che il consorzio abbia spazi da affittare per matrimoni e mostre che non c'entrano un tubo col MOSE e li userà il comune per gli spazi? Su questo ci deve essere una contestazione puntuale. Sono tutti definiti gli spazi per i lavori, sono progetti, sappiate, che per ogni capannone, dove si scrosta, dove si vernicia, eccetera, 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 sono passati centinaia di lavori esterni e interni a ognuna delle tese per la manutenzione del MOSE. Qui non è che è opinabile, sappiamo esattamente cosa si fa in ognuna di quelle tesi, quelle vere, che non c'entrano niente a quelle che qualcuno ha chiesto di dare al consorzio adesso. Dai, allora, c'era l'ultimo intervento e poi anche Massimo Gino. No, velocemente. Condivido naturalmente l'impostazione di Mangioni, che è partito molto positivo, anche se però seguendo da 3 anni i fatti e le vicende dentro l'arsenale, più volte abbiamo sentito espressioni così positive, eccetera, però poi i meccanismi di decisione e i fatti che succedono nelle vicende dentro l'arsenale portano sempre da altre parti e gli ambiti di decisione sono altri. Mi riferisco a diversi fatti che sono già in atto, quindi vorrei buttare sopra la tua analisi un po' di pepe, perché se no è troppo vogliamoci bene, andiamo avanti così. Per esempio, ed è già venuto fuori in parte, il Ponte Nuovo, cosa ha trattato il sindaco per avere il Ponte Nuovo dal magistrato alle acque del Consorzio Venezia Nuova? Cosa gli ha ceduto? Perché è stato lui a dircelo, no? Cosa c'è sotto questo accordo? Noi non ne sappiamo niente, eppure c'è stato. La Biennale, e ti butto un altro po' di pepe, tu dici no, fare lo spezzatino, noi l'avevamo già denunciato 2 anni fa, non facciamo lo spezzatino, la Biennale continua a cedere parti intere delle sale d'armi ed altre come padiglioni nazionali a paesi della Biennale, allora, che sono trattati poi come vere e proprie sedi diplomatiche dove tu non puoi entrare, non puoi fare niente, in concessione per 30 anni. Allora, da una parte l'arsenale torna pubblico, dall'altro c'è già chi lo cede a pezzi a paesi dove noi non potremo più metterci piede. Allora, e tutto questo avviene in un momento di transizione che è molto delicato, perché adesso Arsenale S.p.A. non c'è più. Non c'è un progetto forte, un'idea forte del comune sull'arsenale che abbia conquistato la città. Siamo in un momento in cui né carne né pesce, il consorzio per fortuna sta subendo un ridimensionamento nella propria arroganza, speriamo che questo abbia delle ripercussioni anche dentro l'arsenale. Dall'altra la Marina si è sistemata e si è difesa, organizza le visite serali per 30 persone e si mette a posto. Dall'altra il Comune, che è l'ente protagonista in questo momento di transizione, quindi un momento delicato, non ha una proposta forte. L'unica è l'Urban Center, che però, scusami,
un urban center, questo lo dico a tutti un po', io lavoro nel multimediale, per aprire un urban center serio, altro che settembre, perché ci vogliono degli strumenti multimediali preparati, organizzati, delle piantine, non puoi attaccare due piante e dire fatto l'urban center, questo sarà aperto a gennaio, febbraio, marzo del prossimo anno, perché l'urban center dell'Arsenale non può aprire ad un livello dei quattro volantini o qua. Quindi non diciamo apriamo a settembre, bisogna essere più concreti e più realisti. Quindi in questa fase di transizione cosa fa il comune? Tu del patrimonio giustamente dici le prime cose che faccio sono del patrimonio, ossia assicurarmi i contatori, assicurarmi che non casca gente in acqua, ed è la prima cosa. Però il discorso che ha fatto lui, cioè che l'arsenale deve essere, e sono d'accordo con te, gestito unitariamente, ma per la complessità dei problemi che pone ci vuole un organo, adesso quello che sarà, ma anche provvisoriamente adesso tu dici cosa ne facciamo della torre di Porta Nuova che è lì vuota, adesso non c'è più nessuno che progetta un'iniziativa culturale dentro, quindi resterà vuota. Qui dentro mi sembra che siamo aperti perché c'è la Biennale, quindi stiamo tornando indietro, bisogna pagare il biglietto per entrare dentro l'arsenale, quando la Biennale andrà via non penso che ci sia un progetto per tenere aperto questo posto come porta pubblica, seppur sempre la porta da dietro. Quindi io la vedo come un periodo difficile questo qui, per quello condivido e spingo perché almeno oltre all'urban center, che però avrà dei tempi lunghi ed è fatto principalmente per le nostre associazioni che devono riflettere, pensare assieme a voi e contribuire, vedo che in questa fase qui il comune assieme all'assessorato alla cultura, qui dovete fare sinergia e noi possiamo darvi delle proposte, sviluppi delle grandi iniziative in questa fase di transizione in cui il progetto non è così definito da saper chi lo porterà avanti, pubblico, organizzi almeno delle grosse manifestazioni per portare i cittadini dentro l'arsenale, perché l'arsenale continua a essere chiuso per la città. Allora, abbiamo questo bacino d'acqua, abbiamo visto che la Marina Militare è disponibile a darlo in concessione, perché non lo domandiamo ogni domenica aperto alle barche a remi, in modo che i veneziani possano venire con le barche a remi a vedere l'arsenale, non ci vuole molto e non ci vuole una grande progettualità. Lo stesso, perché non domandiamo alla Marina la possibilità di aprire la passeggiata fino al piazzale della Campanella, che tiene ancora chiuso, chiudendo il percorso diciamo attorno alla riva senza nessun motivo, non ne fanno niente, è come se la caserma Cornoldi in riva bloccasse la riva e la caserma, che senso ha? È una riva pubblica, tu hai la caserma ma il permesso ci deve essere, cioè ci sono delle cose su cui possiamo già, e tu come patrimonio, far sentire la tua voce. E specialmente l'idea di Paolini sarebbe bellissima, che l'assessore alla cultura incaricasse Paolini di fare un evento con uno spettacolo dedicato al ritorno dell'arsenale alla città. Noi dobbiamo portare i veneziani qui dentro, se no, se resta solo l'urban center o noi che ci troviamo qui una volta ogni due mesi, questo processo non si innesca. E ricordiamoci una cosa, che i nostri progetti prendono corpo anche dalle cose concrete che riusciamo a fare qui, se no rimaniamo sempre teorici, perché ormai questo posto non lo vediamo più da tanti anni e non ne conosciamo le valenze. Grazie. C'era lui prima. Poi sì. Massimo Gigi. Allora, sempre brevissimo, ma volevo mettere l'attenzione su un punto, perché non lo so, che questo vorrei forse poter rispondere prima, ma cioè, nell'ultimo incontro con il sindaco questo punto era dato per scontato, con un lapsus che veniva pagato dal partito, a che punto siamo e se effettivamente nella visione di non spezzare questa cosa progettuale sia il caso invece di bloccare questo ponte e di farlo ragionare. E c'era il ponte, il progetto, in realtà oggi abbiamo un problema del ponte da presidenza della Università d'Acqua, quindi non siamo a conoscenza di dell'iter diciamo di questo progetto. Perché nell'ambito della discussione che abbiamo fatto nel forum ci sono quelli che sono a favore del ponte e quelli che sono contrari.
però ci piacerebbe intanto capire come è andato fuori questo ponte e poi magari pensare a delle alternative che non precludono il passaggio da una riva all'altra e non precludono il passaggio delle barche con gli altri. Allora, per quanto riguarda il ponte, credo che può dire... Forse l'Ambra c'è una soluzione, c'è una soluzione più semplice che costa meno, è lo se vuoi dire sì, la conclusione è che siccome tu non sei detto può essere, ma non riusciamo neanche più a parlare del ponte. Comunque no, il ponte mobile c'era già all'arsenale, poi è stato demolito nel 2006, è stato bandito un concorso di progettazione per 4 progetti, questa tesa 105, da 113, la torre e il ponte. Il progetto era riservato a qualcuno, era aperto a tutti? Era aperto a tutti, solo fino a 40 anni, era per giovani architetti. E allora capisci bene che io che avevo 41 forse non... No, vabbè, ma questo non è che adesso prendiamo il pubblico, è il pubblico internazionale, allora che non vogliamo dire. Vabbè, insomma, non è così, perché questa cosa è fatto... Cioè, i concorsi buoni, se quelli che si realizza, non quelli che non si realizza. Sarti fa la cagata. I giovani architetti, è vero che è stato delimitato volutamente, però adesso non è il momento per questo, parliamo del concreto. C'è stato molto lungo la trattativa. Ma va benissimo, l'argomento di discussione che c'è nel forum che è in corso è: va benissimo tutto, ma può essere che ci sia una soluzione diversa, più economica in questo momento di crisi, che risolve il problema? Vabbè, solo questo. Lasciamo il forum, sì. Discuterà. Perfetto. Io volevo invece dire un'altra cosa, non sul ponte, ma sono contenta che Franceschetta abbia tirato fuori il discorso dei concerti, della torre, dell'attività culturale che è stata avviata. Vorrei dire due cose. Uno, a proposito, prima quando sentivo parlare cioè dell'apertura, un'apertura, questa è la tesa 105, ormai fin dal 2003, era stata indicata come passaggio pubblico all'arsenale, cioè nel piano che ha citato Boato, Stefano, ecco, questo era l'ingresso pubblico all'arsenale ed è stato realizzato. Fino a che c'è ma se tu entravi da là e stavi in questa parte appunto l'arsenale nord, nessuno ti fermava. Anche di notte. Intanto che detto in orario d'ufficio. Ma anche di notte si poteva entrare. Noi siamo entrati di notte un paio di volte. Quindi vedete qualcuno avrà dimenticato, questo non doveva succedere, ma adesso quello che volevo dire era che sarebbe facilissimo di aprire questa tesa, consegnando le chiavi secondo me. La responsabilità di aprire. No, ma posso dire una cosa? Ma perché non è corretto? Finisco. L'altra cosa che volevo dire era a proposito dei concerti, perché è stata una bellissima iniziativa che nell'ambito di un progetto europeo, e questo lo dico perché vorrei anche chiedere all'amministrazione una qualche messo in allarme. Bisogna continuare perché c'è stato un finanziamento europeo che ha finanziato non solo l'allestimento della torre ma anche delle attività culturali, perché l'obiettivo del progetto era, si chiamava infatti Second Chance, una seconda vita a questi luoghi non più attivi, e è stato anche fatto in 5 città in Europa, attraverso l'inserimento di attività artistiche e culturali.
per Venezia l'ambito in generale è l'arsenale e in particolare il sito pilota era la fortezza. Dentro la torre quindi è stata attrezzata con il finanziamento del Second Cast e tra aprile e anche adesso ci sarà l'ultimo concerto, uno il 27 luglio e poi un altro a settembre, assieme al conservatorio è stata data vita a una rassegna musicale giusta contemporanea che ha avuto un grandissimo successo, perché sono sempre, diciamo, una media di 80 persone e molti veneziani che qui non erano mai entrati. Allora, no, quello, lasciami spezzare ancora una lancia, ci terrei molto che questo progetto potesse continuare e in qualche modo siamo obbligati a farlo, perché il finanziamento europeo ci obbliga, adesso finisce in settembre il progetto, però ci obbliga per 5 anni a mantenere le attività che sono state create nell'ambito di questo progetto e finanziate dal progetto. No, sono altre domande. Ma allora, così, senza dare la presunzione di concludere, ma allora io vorrei che costruissimo un percorso e sono certo che la volontà di ognuno di voi è la stessa mia, che non porta a terremotare quello che abbiamo già costruito. Allora io sgombro subito il campo da rischi di qualsiasi tipo rispetto al fatto di tornare indietro. È vero che siamo di fronte ad un momento di passaggio, ma nulla di quello che come veneziani e voi come forum delle associazioni e tutti gli altri interlocutori, nulla di quello che è stato presentato deve andare perso in questa fase di transizione. C'è la più totale determinazione mia e di tutta l'amministrazione e il gruppo tecnico che ho istituito serve anche a questo, a fare in modo che tutti i risultati ottenuti siano gestiti per essere implementati, non per essere ridotti. L'esempio che faceva Ambra del progetto è una delle cose delle quali già la volta scorsa, quando ci siamo visti qua, la seduta qua su Flora, abbiamo parlato e noi stiamo già affrontando i tecnici anche con quelli che non sono presenti, la formula per riuscire a continuare questa cosa. Allora, tutti questi aspetti qui, ma questo lo dico in modo estremamente esplicito, nulla di tutto ciò deve fermarsi e la richiesta che questa volta vi faccio io è che se incontriamo delle difficoltà nel continuarli, vi chiedo di darmi una mano, cioè sono io che vi chiedo una mano. Questo è un patrimonio che non possiamo assolutamente disperdere delle cose che sono state ottenute all'arsenale. E vi garantisco anche che nessuno dell'amministrazione pensa di tornare indietro a quello dal punto dove siamo arrivati. E se per caso sta succedendo o ci sono delle fatiche, io per esempio le voci che ha sentito lei, io non le ho sentite, ma se sono voci vere, ditemele in modo chiaro ed esplicito perché le affrontiamo subito. Al fatto che magari qualche attività che è iniziata non continua e chiude, non deve avvenire. Ditemelo se lo sentite. Il discorso dell'apertura, il discorso della torre. Allora, il lavoro che dobbiamo fare è, dove le cose hanno delle difficoltà a continuare, dobbiamo immediatamente trovare il modo per farle continuare. E ovviamente il modo devo trovarlo io. Io nel senso dal punto di vista tecnico, no? Ma se voi ponetevi il problema e noi dobbiamo un modo per affrontare la soluzione tecnica delle varie questioni. Sul ponte nuovo, sull'accordo del sindaco, vi rinvierei al gruppo tecnico. Io direi che ad oggi non c'è nessuno scambio. E lo direi con ragionevole certezza. Ah, perché avete stato i soldi di Aia, vi ricordo che abbiamo già dato Aia i soldi. Se vuole intervenire in giro di tutta la laguna, compreso il ponte, se vuole lo fa. Non è che rimangano i soldi. Dopodiché sulla soluzione tecnica, ovviamente, ragioniamoci, sono già capito la funzione dell'arena del ponte. Noi abbiamo, sto dicendo la stessa cosa, dobbiamo capire qual è la funzione che vogliamo dare all'infrastruttura, no? Se un ponte serve per collegare o no, e se vogliamo collegare o no, cioè io ho un'idea ce l'ho, però magari ci confrontiamo in un'altra settimana, ma non rinviamo. Ecco,
Lo dico anche qua perché non voglio creare anche illusioni, non sono venuto qua a dire vogliamoci bene tutti quanti, siamo tutti coscienti delle difficoltà, io non ho la bacchetta magica neanche io, cioè io so che ci sono, che c'è la Biennale, che fa i propri accordi, che c'è il consorzio, che c'è, che, le sappiamo queste cose, io non sono venuto qua a dirvi guardate adesso siccome sono arrivato io, basta, siccome andiamo solo noi, tutto quello che non va bene lo cambiamo in una settimana, non è così, dobbiamo riuscire a costruire questa sensibilità e questa attenzione che porti anche alla gestione poi di tutti gli spazi. E io Alessandro, ma meno male che prima hai detto non parlerò di politiche, porca miseria, se non è politiche di questo, un buco il partito una la bocca. Io apprezzo lo sport. Non è politichese. Se non è politichese. Ma mezzo, non stai parlando da mezz'ora, non hai detto un cazzo. Ma ti rendi conto, è politichese, stai facendo delle promesse vaghe, io capisco perché non puoi fare altro, ma almeno il pudore di non dire ai ragazzi non parlo di politichese. Cosa stai dicendo? Non stai dicendo niente. Almeno stai zitto, non dire che non parli di politichese. Non ho chiesto un commento per senso di pudore. Allora, credo che di fronte alle situazioni che noi abbiamo ci siano tutta una serie di questioni che noi possiamo affrontare da subito. Tutte le iniziative che vogliamo mettere in pista, noi possiamo tranquillamente creare anche da subito un elenco condiviso delle iniziative da implementare, che vanno dalle proposte da fare alla Marina, che vanno da Paolini. A me piacerebbe che venisse Paolini, non mi piacerebbe che l'evento fosse che viene Paolini. Vorrei che i protagonisti dell'evento fossero i veneziani. No, siamo d'accordo, credo diciamo la stessa cosa. Vorrei che i protagonisti dell'evento fossero i veneziani. E all'interno dell'evento c'è anche Paolini. Dico Paolini, dopo insomma si vedono tutte le varie cose, le varie questioni. Perciò rispetto a tutto, a tutte le idee che stanno venendo di usufruire dell'arsenale da settembre in poi, io la proposta che faccio è quella di dire costruiamo un elenco di proposte, alcune vengono da voi, alcune vengono da noi, alcune magari vengono da altri, sia da proporre alla Marina ma anche da gestire negli spazi nostri in modo autonomo dove questo sia possibile, e vediamo da settembre in poi anche come poterle calendarizzare. Ovviamente ce ne saranno alcune che potremo fare e altre che invece non riusciremo a fare e che liberamente ce lo dovremo insomma. Portare il cinema guarda qualche film per Biennale se riesce. Non lo so oggi, se questa è la richiesta, ragioniamo con la Biennale se possiamo portare qua qualche film, no? O facciamo una regata per le barche a Remi qui dentro, o facciamo altri iniziative, insomma ragioniamo un po' sulle varie cose, sulle varie questioni. Va bene. Mi pare che il prossimo passo è qui. Posso chiedere un'ultima cosa? Lo chiedi dopo, scusate. Allora, mi pare che abbiamo concordato di trovarci con i tecnici del comune per risolvere i problemi legati alle mappe, ai documenti, e di vedere che possiamo mettere insieme una serie di iniziative che si possono fare subito e sono coerenti con l'idea della nazionale futura. Ringraziamo l'assessore e i tecnici. Scusate, che si può entrare con la barca a Remi? Qualcuno è contrario alla registrazione su Facebook? Non su Facebook, su YouTube. Assessore, se qualcuno è contrario io non metto nessuna registrazione su YouTube, però vorrei, se è possibile, in primis lo chiedo a te, posso mettere la registrazione su YouTube? Non c'è nessun problema? Per me sì, non lo so per gli altri, io sì, quanto mi riguarda, titolo personale sì, non ho nessun problema.